Ragazzi, buongiorno, anzi buon pomeriggio, ed eccoci ben ritrovati per un nuovo video sulla nostra amata Casertana che ieri meritatamente finalmente è tornata alla vittoria roboante battendo il Matera per 3-1 in casa al Pinto. Faccio una piccola premessa prima di analizzare la partita. Al di là della rivalità, da sportivo, onore e complimenti al Foggia che torna in Serie B dopo ben 19 anni di purgatorio. Complimenti comunque ai rivali foggiani e speriamo un giorno, non molto lontano, di ritrovarci in Serie B anche noi e di giocare in Serie B. E un saluto particolare ai miei due amici Gianluca Amerigo e Alfoggiano 84 e a tutti quelli che mi seguono. Passiamo di nuovo alla partita. Ieri, grande Casertana, finalmente dopo un mesetto quasi di anonimato, cioè nel senso che ci eravamo un po' seduti sugli allori, con tre sconfitte consecutive, molto, molto pesantine, che avevano un po' demoralizzato l'ambiente e la squadra. Ieri, che dire, ieri una partita straordinaria. Non era facile rimontare il gol del Matera perché il Matera era passato subito in vantaggio al secondo minuto, mi sembra, di gioco del primo tempo, e quindi tutto faceva presagire a un'altra sconfitta. Ma i nostri ragazzi finalmente sono riusciti a insomma, rialzare la china, pareggiare quasi subito con un rigore e poi a dilagare. Nel secondo tempo, grande prestazione di tutti, abbiamo gestito bene la partita, potevamo addirittura segnare anche un paio di gol nel secondo tempo, perché il Matera ieri ha giocato malissimo, secondo me. Ma siamo stati forse capaci noi di chiuderli e di non farli attaccare spesso, come è capitato nelle partite precedenti. E soprattutto contro l'ultima partita che abbiamo giocato in casa, proprio contro il Foggia, la vincitrice del campionato. Che dire, analizzare nel succo della partita, di tutta la prestazione di tutti i giocatori, partendo da un super Ginestra che io confermerei subito, perché è un portiere, forse uno dei migliori che abbiamo visto a Caserta negli ultimi anni. Reparto arretrato, D'Arterio, beh, oh, raga, è il mio capitano, io lo adoro e spero che rimanga anche l'anno prossimo. Confermerei anche Rajčić immediatamente. Ieri, autore di un grande gol, grande Ivan, il terribile come lo chiamiamo noi, ha fatto una bella prestazione e si è sentita subito la sua presenza in campo notevole anche all'interno dello spogliatoio e che dà una mano ai più giovani. In quanto ai più giovani, Carriero e Ramos, bene, anche De Marco si sta svegliando. Confermerei a questo punto anche Ciotola, va. Però se l'anno prossimo prendiamo un attaccante di peso, di livello, di categoria, io ne prenderei due, perché là davanti siamo un pochettino scarsini. Però comunque Ciotola ha fatto il suo, un plauso anche a lui, perché anche ieri ha segnato e ha fatto il suo. In totale alla squadra darei un 9 ieri. Niente, non c'è da criticarli perché ieri hanno giocato bene. Ci hanno fatto vivere finalmente una domenica tranquilla e serena e come dicevo all'inizio, questi sono tre punti che valgono sia per il morale, per alzare di nuovo il morale che era un po' basso dopo queste tre sconfitte consecutive, e sia per far sì che raggiungiamo questo traguardo insperato che sono i playoff che a inizio anno nessuno avrebbe messo in testa e in cuore nostro. Nessuno avrebbe sperato che la Casertana potesse giocarsi un posto per accedere poi ai spareggi nazionali per salire in Serie B. Ma questo è il passato, ormai sappiamo tutti che c'è una società
stabile come presidente D'Agostino e speriamo che l'anno prossimo di questi tempi stiamo sognando ancora di più in grande e possiamo ambire a palcoscenici migliori, quale la Serie B. Perché secondo me non abbiamo nulla in meno rispetto a Foggia, piazze che stanno in Serie B come Vercelli, come che ne so, Carpi, ne cito quelle minori, diciamo. Ci vuole un poco di solo impegno, forza, umiltà, tutti insieme, tifoseria, società e questo benedetto sindaco, remare tutti dalla stessa parte e forse la casertana può ambire a palcoscenici maggiori, perché ce lo meritiamo noi, se lo merita la città e ce lo meritiamo per l'ambizione, per le tradizioni che abbiamo, per la grande storia che abbiamo ultracentenaria e per tutto quello che sappiamo. Niente, cosa dire, mi è piaciuta tutta la squadra, ripeto, speriamo domenica si va a Catanzaro in una trasferta molto molto difficile, confido nel cuore e nella mente, nella testa, nei nostri giocatori che possano lottare fino all'ultimo minuto per farci arrivare a regalare questo sogno che sono i playoff. Saluto tutti quelli che mi seguono, grazie ancora per le iscrizioni, un abbraccio forte a tutti quelli che commentano e seguono i miei video, vi voglio bene da Rosario, forza Falchi, forza Casertana, uniti si vince. Risultato finale, Casertana 3, Matera e Benzinaio 1. Al prossimo video ragazzi, forza Falchi!